Siamo qui a Le Bourget con l'ingegnere Carmelo Cosentino, presidente Lombardia Aerospace Cluster. Cosa significa la vostra presenza qui in questo salone? Allora, credo che questa partecipazione del Bourget di quest'anno sia particolarmente di successo per il cluster aerospaziale della Lombardia. E questo è stato confermato sia dalla presenza, diciamo, dei soci, delle aziende e dei visitatori, ma anche e soprattutto per la presenza delle delegazioni italiane di politici e di istituzioni. Ingegnere, quali risultati avete avuto nel 2014? I risultati sono molto buoni perché sia nel 2014 sia anche e soprattutto nel primo trimestre del 2015 il cluster della Lombardia ha confermato di essere il primo cluster regionale italiano nel settore aerospaziale. In particolare noi abbiamo ormai un numero di dipendenti, di addetti in Lombardia di circa 16.000 persone e un fatturato che sfiora i 5 miliardi di euro, ma l'elemento più interessante è la quota export. La parte sviluppata in Lombardia dell'export ha superato ormai il 35% del totale nazionale. Tanto per dare un'idea, devo dire che il secondo cluster regionale è il Piemonte, che ha soltanto il 22%, il terzo la Campania col 16%. Tutto questo grazie al fatto che le nostre aziende sono molto competitive e che quindi diciamo fanno dei prodotti che sono in grado di fare l'export. Abbiamo parlato dei risultati positivi, quali sono a questo punto gli aspetti negativi? Ovviamente ci sono dei fatti negativi che sono relativamente al fatto che non abbiamo quel supporto che noi ci aspetteremmo dalle istituzioni governative nelle campagne all'estero quando dobbiamo confrontarci con francesi, con americani e con inglesi. Quali sono i rapporti di Lombardia Aerospace Cluster con l'industria nazionale aerospaziale? Porto con l'industria nazionale aerospaziale e quindi con le grandi imprese nazionali è sicuramente buono. Infatti una delle, diciamo, dei filoni portanti della mia presidenza del cluster è proprio quello di fare collaborare insieme le grandi imprese con le piccole e medie imprese e in funzione di questo obiettivo abbiamo strutturato il cluster con una serie di gruppi di lavoro e di focus group dove tecnici e rappresentanti sia delle grandi imprese sia delle piccole e medie lavorano insieme in maniera da avere non solo un scambio di know-how, ma soprattutto un orientamento tecnologico delle piccole e medie che poi sono spesso indotto delle grandi, in maniera che le ricerche siano orientate laddove le tecnologie serviranno alle grandi imprese per vincere le gare all'estero. Ingegnere Cosentino, quali saranno i programmi futuri sulla presenza anche in altri saloni da parte della Lombardia Aerospace Cluster? Allora, nell'ambito delle attività di internazionalizzazione del cluster, noi abbiamo 5 settori di lavoro, l'internazionalizzazione è uno di questi, poi c'è anche uno che si occupa di ricerca, uno di formazione, uno di credito e uno di contrattualistica. Nell'ambito di questo aspetto di internazionalizzazione, e questo è il motivo per cui siamo qua, noi continueremo sempre ad essere presenti in queste manifestazioni internazionali più importanti e questo a beneficio non soltanto delle medie imprese che possono consentirsi anche delle location. Noi qui per esempio accanto al nostro, alla nostra parte istituzionale abbiamo Aerea, abbiamo Secondo Mona, abbiamo Ase, abbiamo Gemelli e quindi loro possono consentirsi, ma comunque facendo un raggruppamento intorno a cluster. Poi ci sono tutta una serie di piccole imprese che non potrebbero andare all'estero da sole, la casa comune è il cluster e il successo di visitatori e in incontri che abbiamo avuto durante questo salone credo che abbia reso tutti consapevoli che la nostra è una scelta vincente.